Voi che ne sapete, pensate quale altra auto per 74.000 euro, che pure non sono pochi, vi dà quasi 500 cavalli, quasi 900 Nm, scatta come una supercar, per intenderci una 911 Carrera S, però ha 5 posti e un sacco di spazio. Rifletteteci, tanto io vado a provarla. La variante GT dell'elettrica Mustang Mach-E non è solo più potente delle altre versioni, ma è stata rivisitata sensibilmente per compensare l'aumento della cavalleria. Prima di tutto sono stati montati freni anteriori Brembo con un diametro di ben 385 mm, indispensabili per frenare i 2300 kg di una vettura che, secondo quanto dichiarato dalla Ford, in 3,7 secondi arriva già a 100 km all'ora. In più, a differenza delle altre Mach-E, non ha la velocità limitata a 180 all'ora, ma a 200. Un'andatura che oltretutto si raggiunge in fretta. Ci sono poi le sospensioni attive a controllo magneto-reologico, utilizzate anche dalla Ferrari, e i pneumatici, montati su cerchi da 20 pollici, sono stati realizzati appositamente dalla Pirelli. Poi, per chi volesse provare l'ebbrezza della pista, c'è anche una quarta modalità di guida, denominata Untamed Plus, che coordina i due motori elettrici, anteriore e posteriore, per avere più spinta dalle ruote dietro e una dinamica sintonizzata sull'utilizzo in circuito. Ma non è certo questo l'utilizzo più adatto alla Mach-E GT, che invece è un mezzo stradale fantastico. La coppia mostruosa è disponibile da subito e permette uno spunto da fermo che incolla al sedile. E la progressione, rapidissima e costante, porta prima di quanto ci si aspetti a velocità prossime a quella massima, che per chiarezza è limitata volontariamente per non prosciugare troppo in fretta le batterie da 88 kWh, ma con la potenza a disposizione potrebbe essere molto superiore. C'è anche la possibilità di attivare un sintetizzatore sonoro che fa arrivare a chi sta dentro una tonalità da motore termico artificiale ma verosimile. La rigidità dell'assetto si sente sulle sconnessioni, ma è giusto così. Questo attacca bene alla strada la Mach-E GT, alla quale comunque non bisogna dare troppa confidenza, cosa che la disponibilità dei motori invita a fare. I freni sono molto efficaci, ma bisogna abituarsi alla loro immediatezza di risposta. Lo sterzo è abbastanza pesante, in modo non sempre naturale, ma aiuta a entrare in sintonia con tutto il resto. Peccato che non siano previste le palette dietro il volante per regolare il recupero di energia e di conseguenza anche il freno motore, che aiuterebbero nella guida sportiva. Ed è anche poco immediata la selezione dei programmi di guida e della funzione iPedal, perché è necessario passare da una videata del sistema di infotainment. La batteria a 400 V può sopportare ricariche a 150 kW e in questo caso si recupera fino all'80% dell'autonomia in tre quarti d'ora, ma con sistemi meno rapidi occorrono anche 9 ore per il pieno. Purtroppo il prezzo di 74.500 euro non permette alla GT, a differenza delle altre Mustang Mach-E, di beneficiare degli incentivi statali, ma il rapporto tra prezzo e prestazioni è comunque molto favorevole e l'allestimento full optional lascia a pagamento solo il tetto in cristallo. La chiamano transizione energetica, ma nella sostanza è il passaggio, che sarà probabilmente meno veloce di quanto si pensa, dal motore termico al motore elettrico. E Stellantis, in vista di questo obiettivo, sta scatenando i propri brand e i loro progettisti per aumentare l'offerta di veicoli elettrici ed ibridi. Ma la gamma, che è in evoluzione rapida, è già oggi molto completa e, anche escludendo i modelli di ispirazione puramente commerciale, nei listini di 7 dei brand del gruppo compaiono già 33 modelli elettrificati o puramente a batterie. Per ora a fare la parte del leone sono i marchi dell'ex gruppo PSA. Citroën ha in listino 6 modelli di questo genere, le versioni ibride plug-in TC5 Aircross e C5X e le varianti elettriche di Berlingo, C4 e Space Tourer, più la stracittadina e super economica AMI, a emissioni zero, guidabile anche dai 14enni. DS, invece, punta più sull'ibrido ricaricabile, con DS4, DS7 e DS9, e per ora ha solo la DS3 puramente elettrica. Opel, sul fronte dell'ibrido ricaricabile, mette sul piatto della bilancia la nuovissima Astra e la Grandland e punta forte sull'elettrico tout court con Corsa, Mokka, Combo e Zafira. Peugeot ha invece una presenza forte in entrambi i campi, con 308, 3008 e 508 in versione plug-in e 208, 2008, Rifter e Traveller che invece preferiscono l'elettrico puro. Anche tra i brand ex FCA c'è comunque molto fermento. Per ora Alfa e Abarth non sono ancora scese in campo, ma Fiat, con le Panda e 500 Mild Hybrid e la nuova 500 elettrica, sta facendo bene sul mercato,
così come la Lancia con la Ypsilon Mild Hybrid, e sta lavorando molto sull'ibrido ricaricabile anche Jeep, con Renegade, Compass e con l'iconica Wrangler. E una buona notizia per noi italiani è che Torino diventerà il vero centro della transizione energetica con l'attuazione del progetto Stellantis Touring Manufacturing District, che implicherà la riconversione dello stabilimento di Mirafiori per la produzione della nuova 500 elettrica e per la creazione dell'impianto Vehicle to Grid, il più grande al mondo, e dei Battery Hub e Battery Lab, specializzati nell'assemblaggio e nell'assistenza delle batterie, ma anche nella sperimentazione e nel controllo qualità dei componenti e dei cicli di vita delle batterie stesse. E naturalmente il gruppo Stellantis sta rivolgendo la sua attenzione anche al problema delle infrastrutture per la ricarica di un parco elettrico che, seppur lentamente, sta aumentando. Prevede infatti incentivi sia per l'installazione di wallbox domestiche sia per applicazioni e cart dedicate alla spesso non semplice operazione di rifornimento alle colonnine pubbliche. E secondo sempre uno studio del gruppo Stellantis, contrariamente a quanto espresso da altre indagini, l'elettrico non solletica solo i giovani. Pare infatti che il 70% degli interessati all'acquisto di questo genere di auto abbia più di 35 anni. E sono in rapido aumento anche coloro che propendono per la formula dell'acquisto online. Nissan ha le idee chiare, vuole incrementare le vendite dei veicoli solo elettrici che nel 2030 dovranno rimanere gli unici protagonisti del listino. In più, la collaborazione con Renault, che già vede il 9% dei modelli con piattaforma comune, dovrà arrivare almeno al 50%. Il nuovo multispazio Townstar è infatti realizzato partendo dalla base del Renault Kangoo e viene anche prodotto in Francia. Sarà disponibile dalla metà del prossimo anno con trazione elettrica e prima con un motore turbo a benzina da 130 cavalli. Niente alternative a gasolio come il Kangoo quindi. È realizzato in due differenti lunghezze, 4,5 e 4,9 metri, sia in configurazione commerciale, sia nella versione combi a 5 posti, destinata al trasporto dei passeggeri. Quest'ultima ha le porte laterali scorrevoli larghe 82 cm e il volume del bagagliaio raggiunge i 775 litri. Abbattendo anche il sedile del passeggero anteriore si possono caricare oggetti lunghi fino a 2,70 m oppure di 1,90 m se si sacrificano solo i posti posteriori. Il Townstar elettrico ha una potenza di 122 cavalli, dispone di una batteria da 44 kWh e vanta un'autonomia di 285 km, cioè il 43% in più rispetto al precedente ENV200 Evalia. Notevole la coppia, 245 Nm, e molto migliorata la capacità di ricarica. Infatti, in soli 50 minuti, con un sistema rapido, si raggiunge una carica dell'80% della batteria, partendo da zero. Sono molto complete le dotazioni di sicurezza. Ad esempio, ci sono il Side Wind Assist, che corregge le traiettorie in presenza di raffiche di vento laterali, e il Trailer Sway Assist, che gestisce la stabilità quando si sta trainando un rimorchio. E a richiesta sono offerti il Pro Pilot, cioè il sistema di assistenza alla guida di livello 2, e la Round View Monitor per una visione a 360 gradi di ciò che avviene attorno al veicolo in manovra. È ancora prematuro parlare di prezzi, ma si può ipotizzare che partiranno da circa 26.000 euro. Dal 1975 oggi ha percorso molta strada, visto che ne sono stati venduti più di 18 milioni di esemplari. Arrivata al restyling della sesta generazione, la Polo non è solo la sorella minore della Golf, è a tutti gli effetti una delle auto compatte più vendute al mondo. Si presenta affinata nel design, con fari e gruppi ottici posteriori a LED e dotazioni tecnologiche di ultima generazione, che per la prima volta comprendono tra l'altro l'IQ Drive Travel Assist, il dispositivo che rende possibile una guida parzialmente automatizzata. Il restyling coincide con una nuova definizione degli allestimenti, spariscono i precedenti, sostituiti dalle versioni Polo, Life e Style, più R-Line al vertice della gamma. Anche con Polo, Volkswagen ha puntato sull'ecocompatibilità, ma senza arrivare all'elettrificazione. Per il lancio, il motore è il 1000 a 3 cilindri alimentato a benzina, proposto in tre diverse configurazioni, da 80, 95 e 110 cavalli.
La prima è disponibile esclusivamente con cambio manuale, mentre la trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti è di serie per la variante più potente ed è un optional per quella intermedia da 95 cavalli. In alternativa c'è poi il 1000 TGI con alimentazione monovalente metano-benzina da 90 cavalli. Ciò significa che l'auto è ufficialmente a gas e dispone solo di un piccolo serbatoio di benzina che assicura percorrenze di poco superiori ai 100 km. I prezzi di lancio partono dai 20.750 euro della Polo da 80 cavalli in allestimento Polo. Infondate, fuorvianti, se non addirittura false, sono le accuse che la Commissione europea e le associazioni dei consumatori rivolgono ai siti di società che operano in Europa circa le informazioni che presentano sulla sostenibilità ambientale. Secondo l'analisi, almeno il 42% delle affermazioni sono non meno che sospette. Un successivo approfondimento di 344 dichiarazioni ha evidenziato come in oltre la metà dei casi non vengano forniti dati che permettono ai consumatori di valutarne la loro veridicità. Nel 37% dei casi le affermazioni sono ritenute vaghe e troppo generali, con richiami alla consapevolezza e alla sostenibilità per suscitare l'impressione che i prodotti non abbiano un impatto negativo sull'ambiente. E ancora, nel 59% dei casi le informazioni a supporto delle dichiarazioni non sono risultate di facile accesso. Il rispetto per l'ambiente è ormai un ritornello del fare impresa del terzo millennio in qualsiasi comparto. In occasione del Salone di Monaco, il numero uno di Alcantara, un'azienda fieramente italiana ma di proprietà giapponese, Andrea Boragno, aveva lanciato l'allarme sul greenwashing, l'ecologismo di facciata, che è proprio quello che preoccupa la Commissione europea. I costruttori di auto, che hanno prosperato per anni preoccupandosi non troppo per le emissioni dei veicoli che commercializzavano, sono molto esposti su questo fronte. Con toni più o meno accorati, tutti dichiarano la loro adesione agli obiettivi sul clima stabiliti dagli accordi di Parigi. La realtà è che in Europa le emissioni del settore dei trasporti sono cresciute del 24% negli ultimi 30 anni, mentre quelli delle famiglie sono scese del 29%, dell'industria del 26% e quelle dell'agricoltura del 18%. L'ACEA, l'associazione che rappresenta i produttori che operano nel vecchio continente, ha ufficializzato invece che dal 2010 sono scese del 22,4%. C'è una differenza di 20 anni. Naturalmente non pesa solo il valore dei singoli veicoli, ma anche il numero di quelli circolanti, che è aumentato in maniera esponenziale. Sempre secondo la Commissione europea, alcuni costruttori si sono accordati per ritardare l'adozione di sistemi che avrebbero accelerato la riduzione delle emissioni, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria. Per questo li ha anche multati.